La gestualità è in tutte le culture uno degli aspetti più rappresentativi del comportamento non verbale. I siciliani vennero chiamati ballerini, come se la loro gestualità così prepotente, così forte, così vigorosa fosse un modo di danzare. Tia, poi ne parliamo. Due siciliani hanno la capacità spesso di dialogare in assoluto silenzio, solo gesticolando. Aspetta, ci vediamo dopo, però se io non arrivo, tu... Come facevano i fenici a parlare con gli arabi siciliani di allora? Parlavo con il gesto. Ah, che non torni subito a casa t'ammazzo, già questo gesto. Ti avrei capito che ti aggio, sai? Oh, finisce la verità. No, io ti stai tagliando la faccia. Oh, finisce la Nino. No, ma io, se non c'è ora a sciarrare, se uno a faccia, ma quando pigli mai su cotiere? Ma oggi è tutto un cortiglio. Basta che uno oggi apre la televisione, è tutto un cortiglio. Io il cortiglio più interessante l'ho fatto con gli uomini. Vogliamo dunque condurvi attraverso questo viaggio che vi permetterà di approfondire la vostra conoscenza riguardo la grammatica della gestualità siciliana. I siciliani, oltre che gesticolare, hanno una gestualità tattile. Cioè, gesticolando si toccano. Che odore di limone e gelsomini, che c'è nella mia terra se cammini. Mi sento forte il cuore. Stai facendo una domanda per dire se noi ci muoviamo con le mani, col corpo, con i piedi. Arabi, normanni, fenici, barbari, sicani, quattro proci, erano 3000 quanto i greci, c'era un santo nero e gli africani. Sono passati secoli e le facce sono rimaste tutte quante uguali. Siamo figli di chi ha dominato, mezzi cattolici e mezzi musulmani.